Benvenuti in un nuovo video su cosa ne penso di realtà virtuale e Nintendo. Sigla! Innanzitutto volevo dirvi che ho avuto modo di provare l'HTC Vive nella fiera di Milano Comic Con e Torino Comics. Se vi siete persi questi ultimi video in cui parlo dell'HTC Vive nelle fiere, cliccate in questi link in alto. Oppure se state guardando su mobile, cliccate qua sotto in descrizione. Tornando a Nintendo, è sempre stata un po' diffidente riguardo a questa tecnologia, forse perché negli anni 90 ha provato a far uscire una console per la realtà virtuale, così se si può dire, chiamata Virtual Boy. Non era proprio una console per la realtà virtuale, tu ti immergevi in questo gioco tramite un visore, con un'immagine di tipo stereoscopico. Purtroppo erano soltanto in rosso e nero, quindi dava parecchi disturbi, non era molto gradevole alla vista, tanto che sulle istruzioni del prodotto consigliava a chi ne faceva uso di non utilizzare questa console per un periodo troppo prolungato. Ormai però la realtà virtuale sta iniziando pian pianino, anche se molto rilento, a prendere piede. Però Nintendo continua a rimanere diffidente per questa tecnologia, secondo me per tre semplici motivi. Per un'attività prolungata continua, secondo me, a dare ancora diversi disturbi. Io ho provato l'HTC Vive in queste fiere e devo dire che è stata una bellissima esperienza. Mi sembrava proprio di essere lì. Mi sembra di ricordare qualcosa questa frase. È stato coinvolgente, ti sembrava di essere lì? Mi sembrava di essere lì. Vabbè, comunque le sensazioni erano uniche, sembrava proprio di essere dentro il gioco. Però non l'ho ancora provato per un'attività prolungata di tempo. Di solito quando un giocatore medio gioca un suo titolo preferito, almeno un'ora o due pilate se ne fa. Bisogna vedere lì se il tipo di attività può comportare alcuni disturbi, alcuni problemi. Seconda cosa, il prezzo. Per Nintendo il prezzo è ancora troppo elevato. Non è ancora mainstream questo tipo di tecnologia. Le società si hanno puntato su console da non avere un prezzo troppo elevato per far sì che venissero vendute ad un pubblico sempre più ampio. Invece la terza cosa, a parere mio, è che questa tecnologia purtroppo non è adattabile a qualsiasi tipo di esperienza. È perfetto per i videogiochi in prima persona, per potersi godere un'attività di tipo passivo che potrebbe essere un film dove tu ti guardi attorno e vedi quello che succede. E Nintendo, proprio per il fatto che non ha molto i giochi in prima persona, ma tanti platform o giochi di ruolo, non la vedo molto adatta. Sì, ho pensato Metroid Prime sarebbe una figata pazzesca, specialmente il 4 che hanno annunciato, ho detto chissà mai se facessero uscire un visore per Metroid Prime 4, però lo vedo improbabile anche perché l'hardware di Switch purtroppo non è così performante da permettere una visione adeguata per la realtà virtuale. In conclusione, io vedo la realtà virtuale il futuro, ma non unico futuro. Una tecnologia da svilupparci in alternativa ad altre tecnologie. Ma se invece mi sbagliassi? E se ci sbagliassimo tutti? E se stessimo vivendo proprio adesso in una realtà virtuale? Cosa sono questi rumori? Rumori di cupa! Dio! Un cupa! Barato cupa, prendi questo! Prendimi lì! Alta cupa! Tanto sfamori! Cosa? Grazie per la visualizzazione, mettete mi piace, commentate, condividete e ci vediamo nel mio prossimo video. Iscriviti ora se non l'hai già fatto. Subscribe now.